Salve! Ehi, come va? Bentornati! Ehi, oh! Ah, anzi, ci riconoscete? Ciao! Io sono Edo! Ciro! Ciro, siamo ritornati qui, è un po' di tempo che non ci vedevamo. Allora, siamo pronti qua con la nostra trasmissione, ricordatevi il nome, non lo dimenticate, Iron Ridendo. Allora, regia, vai con la prima! Senti Pasquale, io faccio la serpista! Ma qua sei fissa, ma tu devi dirlo, che ha? Che cosa? Sono leggero come un olivoglio! Sì, leggero come un Filadelfia! Dove va? Vieni qua! Vieni qua! Ma non ce la fai! Ce la faccio! Ce la faccio! Fatigrafo! Vieni qua! Vieni qua! E non ce la faccio a te età! Non ti preoccupare, hai andato sta facendo! Non è fuoco! Oppla! Guarda che rampa! Va, va. Non ce la faccio niente! Questa cosa parla un paraboa, va! Guarda che gamba sinistra l'ho messa! Aspetta! Fate qua a sinistra, adesso pure! Questo ruolo qua sopra! Amore, piano piano! E mamma mia! Adesso metti il piedonzo a sinistro! Uno, due! Uno, due! Destra! E adesso Pasquale, dove fai? Amore, sono da te, vogliamo giocare! Ma sono fatta cosa? Amore, te l'hai visto? Attenzione, attenzione, tutti insieme a fare la ginnastica erotica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ma che... Forza, oh, sulle mani, tutti su con le mani, pronti? Ma sulle che mani. È la vita? Ma... Pronto? Pronto? Sono destroso, tutto bello, tutto bello. Una donna, di nuovo tu? Ho cotto un pezzo, ma un groviglio di pensieri, e vorrei stellarmelo. Brava, esterno. Che ci vuoi dire? Hanno gli occhi tuoi solo malinconia, non v'è nella tua voce la solita armonia. Il tuo fraseggio teso e ristretto ad un'attesa, dell'espressione del viso ormai non v'è sorriso. Scusi, ma a questo punto perché non ti ricopri tu questo? Ma ricoverate tutti e due! Certo! Ma regia, non lo so, ma sempre questi! Andiamo a togliere questo poeta da mezzo e andiamo avanti col prossimo filmato, perché io il poeta non la voglio vedere più! Si parlava di quell'essere che diceva io sono, io sarò. Sì. Tu, in un certo senso, chi pensi di essere? Io? Ma diciamo un mezzo Platone. È arrivato un mezzo Platone! Scusi, Platone diceva: la follia si manifesta in varie forme, ma non tutte immediatamente evidenti. Per lei, che è un mezzo Platone, la follia come si manifesta? Ognuno di noi è stata affetta da una sindrome particolare che col passare del tempo vive della stessa sindrome. Chi saremo? Ma salve. Zitti, sta parlando mezzo Platone. Vuoi parlarci di quell'aneddoto che parlavi? Sì, senz'altro, caro. Sentiamo. Il nostro carissimo presidente della Repubblica, Napolitano, andò tempo fa in Cina, se ben vi ricordate, per avviare una trattativa economica. A un certo punto chiamò il primo ministro cinese e disse: detto tra me e te, come viene chiamata stronzo in cinese? Lo stesso risponde: ta. Replica Napolitano, il nostro carissimo presidente, e due stronzi, fa il primo ministro, ta, ta. Replica Napolitano, e milioni di stronzi, il primo ministro fa, ta, 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 ta,